Il pedone al centro delle iniziative legate alla sicurezza stradale è messa in campo dall'amministrazione comunale di Sala Consilina. Con una delibera della giunta guidata dal sindaco Gaetano Ferrari è stato infatti disposto di installare presso gli attraversamenti pedonali cittadini il sistema di segnalazione pedone sicuro. Si tratta di un sistema di segnalazione per attraversamenti pedonali non già presidiati da impianto semaforico, composto da fotocellule che rilevano la presenza del pedone sul marciapiede a ridosso dell'attraversamento stesso. Di conseguenza si azionano dei lampeggianti installati su pali in prossimità delle strisce pedonali e a distanza di circa 70 metri, così da allertare gli automobilisti in arrivo della presenza dei pedoni. In assenza di pedoni il dispositivo rimane inattivo. È volontà di questa amministrazione, ha dichiarato il vice sindaco con delega alla viabilità Domenico Cartolano, assicurare ulteriore e maggiore tutela alla figura del pedone anche mediante l'adozione dei più moderni ritrovati della tecnica applicata alla sicurezza stradale. E tra questi c'è Pedone Sicuro, che tra l'altro è l'unico sistema brevettato in Italia per la tutela e la sicurezza di coloro che attraversano le strisce pedonali. Nel sistema della mobilità urbana il pedone è la figura più debole e per questo bisognerebbe di attenzione che si traduca in provvedimenti e misure atti a garantirne la sicurezza, fattore imprescindibile per dare ulteriore e concreta attuazione ai principi ed obiettivi che ci siamo posti. Alle spese derivanti dall'installazione di pedone sicuro si farà fronte con fondi comunali previsti nel corrente bilancio d'esercizio in corso di approvazione.